Quando il sole sale su, alto in cima al cielo blu, l'orologio fa cucù e nessuno dorme più. E la bimba corre e va, in campagna o in città, e di certo scoprirà qualche nuova novità. Buongiorno, libro. Ciao, vuoi leggermi? Adesso no, ho voglia di vedere uno dei miei amici. Dimmi una lettera. G. Un'altra. R. G come gatta e R come Rosita. Adesso la chiamo. Ciao Rosita, vuoi venire da me? Non posso, devo andare all'aeroporto. Ti raggiungo. Parti? Io no, ho accompagnato i miei cuginetti, eccoli. Avevamo dimenticato la cassetta dei colori. Questa è la bimba, ragazzi. Io sono Tina Tigrotta. E io Leonardo Leopardo. Dove andate? Vanno in Africa a visitare altri cugini. E tu non ci vai? No, sono molto occupata. Quanti posti hai? 3. Allora vengo anch'io. Pimpa, quanto tempo! Ragazzi, questo è vostro zio Leo. Anche a me mi chiamano Leo. Ti chiameremo Leonardo, se no facciamo confusione. Possiamo fare un giretto? Sì, io intanto chiacchiero un po' con vostro zio. Ti ricordi quella volta che... Ciao. Anche tu hai le righe. Sei mia cugina. Credo di no. Ma possiamo essere amiche? E io? Buona idea. Ci penso io. Vado a vedere cosa combinano i ragazzi. Io suono ancora un po', poi vi preparo la merenda. Questo è Aldo, il mio fratellino. È uno zebrotto? Sì, tocca a te, Tina. Così, e adesso... Fatto! Anch'io un amico! Facciamo una corsa, Aldo! Tornate presto! Lo zio Leone ha preparato la merenda! Anche per noi? Ma certo! È pronto! Cos'è? Torta di banane, la mia specialità. Assaggia. Sei un mago, Leo. Adesso gli altri. Yuhuu! Ciao, ragazzi. Questo è per te. Ciao! Me l'ha regalata l'amico Leone. Deve essere calda. Ti sarà utile quando nevica. E la bimba scorre e va, in campagna o in città. Viaggerai, viaggerai. La luna torna.